altro importante evento anche questa sera a Reggio Calabria quest'anno. Sì, è un evento direi eccezionale, senza esagerare, perché credo che sia la prima volta che si dà la stessa importanza in un concerto all'aspetto musicale e all'aspetto letterario. Di solito quando il cantante sul palcoscenico interpreta un personaggio si lascia prendere dall'emozione e qualche volta le parole arrivano deformate. Ora, per evitare questo piccolo inconveniente, stasera, prima di ascoltare le parole cantate, le ascolteremo declamate, per cui le persone conoscono già il testo che ha provocato la composizione della musica, cioè l'ambientazione, le immagini, che poi sono immagini fastose nel caso della poetessa Mariangela Costantino, che io considero una delle più grandi voci della nostra letteratura, anzi una delle voci più autentiche, che meriterebbe riconoscimenti altissimi. E altrettanto devo dire dei poeti, Salvatore Lazzarino, che non è più con noi, e Francesco Marda, il magistrato, il giudice, il presidente, oggi presidente onorario della Cassazione, per cui queste parole hanno un significato altissimo. Intanto sono dei riferimenti alla nostra cultura, alla cultura del nostro territorio. Quindi la cosa importantissima, capire le parole e poi seguire la musica. E intanto queste parole vengono cantate da una cantante giapponese, giovanissima, 23 anni, e che è già laureata in Cina e qui in Italia da qualche mese e segue il corso specialistico del Conservatorio di Bologna. Quindi, diciamo, è una concittadina che abbiamo adottato. È una splendida persona, come vedrete, il che non, diciamo, non solo non guasta, ma aiuta nella carriera. Ed è facilissimo prevedere sia per lei che per il nostro concittadino, tenore Romolo Tisano, che è già affermato, insomma è un artista affermato, mentre abbiamo la giovane in corso di affermazione. Ha già avuto dei ruoli importanti, ha cantato delle opere, Rigoletto, Maddalena, il personaggio di Maddalena, perché è un mezzo soprano, e si prevede, è facile prevedere, vabbè, Romolo Tisano è già affermatissimo. Si prevede anche per lei che questo evento li aiuti a portare avanti la loro carriera, che già si annuncia molto, ma molto importante. Complimenti ancora per l'evento. Buona serata. La ringrazio, grazie a tutti voi di essere presenti e di aver dedicato un po' della vostra attenzione, anzi l'attenzione della vostra emittente a questo evento che, ripeto, credo che rimarrà unico, ma spero che abbia un seguito. Grazie. È la prima volta qui a Reggio Calabria che ti esibisci? Sì, esatto, è prima volta. È molto bella città. Come hai trovato la nostra città, scusami? Prendo l'aereo per il maestro. Mi dispiace perché il mio italiano non è bene. E qual è la tua esibizione? Scusi? Cosa ci suonerai questa sera? Prima canterò Dove persi il mio cuore e poi dove non lo so. E poi Tienimi strada e poi altre cose. Ho dimenticato, mi dispiace. Complimenti, parli bene l'italiano. Ah, grazie mille, perché sono andata in Italia solo un anno, quindi l'italiano è molto difficile per me. Hai studiato in Italia? Sì, ho studiato circa 6 mesi. E di solito studio canto, sì, sì. Complimenti, ti sentiremo allora. Okay, grazie a lei, grazie. Buonasera dottoressa, un altro evento importante per la nostra città è la sua grande partecipazione a questo evento. Sì, certo,
Diciamo che questi eventi con musicali accompagnati da cioè di poesia accompagnati dalla musica sono da me estremamente graditi. Ovviamente io sono una musicista e amo moltissimo la musica, ma amo anche la poesia e l'arte in genere, quindi per me va benissimo, sono sempre contenta di partecipare a questi eventi. Non è il primo, ovviamente. E cosa, in che cosa si esibirà questa sera? Allora, faremo insieme ai due cantanti, il tenore e il mezzosoprano, eseguiremo delle musiche del maestro Nicolas Gros su poesie della poetessa Mariangela Costantino. Quindi sarà una unione tra poesia e musica. Penso che il programma sia, insomma, più o meno questo, poi eventualmente ci saranno dei bis a sorpresa. In compagnia del tenore Romolo Tisano, complimenti ancora una volta per le sue doti ormai note. Un evento importante anche questa sera con la sua presenza? Sì, senz'altro sono eventi di grandissimo spessore. Per quanto mi riguarda sono onorato naturalmente di partecipare a questo evento, anche perché la musica del maestro Sgro è particolarmente interessante, direi, perché nella sua modernità è comunque di grande, appunto, attualità e di grande interesse anche nell'esecuzione, anche dal punto di vista tecnico, per quanto riguarda la voce del tenore, appunto. Lei ha partecipato a numerosi concerti e quindi con rappresentazioni liriche in Italia e all'estero. In particolare, qual è che ricorda quello che l'ha emozionato in maniera particolare, che l'ha entusiasmata di più? Questa è una bella domanda, perché sono così tante. Beh, potrei dire che il Teatro Municipale di Caracas, direi, in Venezuela, è stato quello che mi ha particolarmente emozionato. Ma è una bella produzione, grande entusiasmo, con i colleghi fantastici e poi sempre questa positività anche nonostante i problemi che conosciamo quel paese all'epoca, insomma, viveva. Anche in questo momento, insomma, non è che sia facile per loro, però ecco questa gioia di fare le cose, di andare avanti. Questa sua presenza da calabrese qui a Reggio Calabria? Grazie a tutti, mi onora e sono molto molto felice di tornare qui a Reggio Calabria. Tra l'altro mi sono diplomato pure al Conservatorio di Reggio Calabria tanti anni fa, quindi grazie, grazie. Spazio soltanto alla musica. Qui stasera, siccome vorremmo fare cultura, oltre che alla musica, vorremmo dare un peso, un significato anche alla letteratura, quindi alla parola e quindi alle poesie. Per cui, prima di ascoltare queste poesie cantate, le ascolterete declamate da un nostro amico, il professore Valmenta, che gentilmente si è prestato a questa esperienza che, ripeto, è eccezionale da un certo punto di vista, ma vorrei che non rimanesse unica, in quanto ha un significato la poesia e la musica. La musica non ha importanza chi l'ha scritta, chi l'ha composta, chi l'ha pensata, perché sta lì, ferma, consolidata, obiettivamente criticabile. Però i valori della poesia sono più facilmente recepibili e quindi sono inamovibili. La musica può piacere o non piacere, perché il musicista ha interpretato superficialmente le immagini, fastose, alcune allusive, altre metaforiche, altre, che il poeta ha scritto. Dico il poeta, ma i primi tre brani, cioè saranno alternati brani al femminile e brani al maschile. Brani al femminile li canterà una giovanissima cantante cinese che vedrete, ascolterete. I brani al maschile un affermatissimo tenore nostro concittadino. E allora io
gli ho spiegato qualcosa di obiettivo, adesso chiamo il professore Valmetta che è qui, lui declamerà la poesia, quando finirà lui comincerà la poesia. Buonasera e grazie della vostra presenza. La prima poesia, dal titolo Alta Fiumara, è stata scritta da Salvatore Lazzarino. Da questo meditato silenzio si leva improvvisa la mia voce, come un sospiro, un lamento. Il promontorio precipite, mi spinge a tendermi sul vuoto e il brivido per l'acido del mare si mescola a quello dell'anima. Serena potenza di natura, pur nel tardo languore di un grigio tramonto estivo. Ecco, una scia di sole indora il crespo delle onde e giunge fino a me per ricordarmi ancora che la vita continua anche domani. Love you.
introduzione del secondo brano, il professore Palmenta gli leggerà Poesia Serpente, vi dirà il titolo, mentre, visto che la cosa funziona, continueremo volentieri. Grazie. Questa è della poetessa. Della poetessa che è qui con noi, Mariangela Costantino. Era del professore Salvatore Lazzarini, che ricordiamo con tanta affezione e con tanta malinconia, perché non è più con noi. Però abbiamo la signora che ci onora della sua presenza. Grazie. La signora Lazzarini. La signora Lazzarini, sì. Okay. Anzi, grazie a tutti voi e grazie a lei. Dove persi il mio cuore, di Mariangela Costantino. Ho traversato il vento sul filo di timido orizzonte. Ho camminato per te tutte le notti, non conosco l'aurora dei tuoi occhi, rincorro frammenti di parole nell'apparente quiete che m'accoglie. Chissà dove ti persi, ti cercai, camminai per te tutte le notti, sullo specchio del mare è un riflesso. Le tue smarrite mani carezzai e la corrente avvolse quell'amore di fuggitivi baci nel lento incedere dell'ombra. Thank you.
Salvatore Lazzarini. Simulacri di spazio sulle prode che l'orbita del tempo hanno segnato. Per la mia pena, ma su queste rovine materne mani s'aggrappano, additano il cielo. Mi resterà qualcosa ch'io consumavo nella mia delizia, nata in giorni inattesi. L'essenza dell'affanno, la cruda gioia di sentirsi uomo. Cantami, amor mio, cantami senza tregua, come veliero
staglia all'infinito. Langue la luna nel dolce suo chiarore, ambre gitane danzano l'incanto nel lieve vento di sopiti sei. Nostalgia e respiro flotta la speme nel limbo della notte. Se le mie dita le tue cerco nascoste, rapito il cuore fiorisce le ninfe nel lago di ondulate brezze. Cantami, amor mio, cantami senza tregua. Linfa vermiglia fugge, onda di incendio accesa. Senza confini incalza nel delta di musica. Thank you.
Vorrei donarti di Francesco Magra. Vorrei donarti una rosa, un fiore tenue di vento, fiorito sul mare. Tu lo poni a cullarsi col canto dei tuoi capelli, per me o mio sogno vagabondo. Tienimi stretta di Mariangela Costantino. Tienimi stretta. Senza parole e andremo, non ci sarà un cammino. Sole e luna, due amanti che si perdono nel vento. Il cielo acceso scioglierà la danza. E le tue mani, sinfonia di note, la rosa senza spine, cingerà. Grazie a voi tutti, e andiamo in giro. Arrivederci. Thank you.
c'è la parte piacevole. Se gradite, i nostri artisti hanno preparato dei disco. Vi diranno loro stessi di cosa si tratta. Intanto vorrei salutare il maestro Franco Barillà, la sua presenza. Insomma, potremmo dire che abbiamo un parterre dell'uomo. E allora, non lo so, se siete d'accordo, chi vorrete ascoltare? Finito il mezzo soprano, il tenore. Che dite? Siamo il tenore che ci manca. Il diverso è di meno pesante dal punto di vista culturale. Va bene? La signora pianista anche partecipa a questo gioco. È importante improvvisare anche. E noi stiamo improvvisando, perché non è che abbiano potuto provare poco. Stanno facendo le mira con delle, diciamo, punte di tecnica e comunicazione vocale importantissima. Purtroppo l'acustica non è favorevole, non è selettiva, per cui non si può apprezzare molto il fraseggio, che c'è un po' di rimbombo. Ma vi assicuro che è difficile ascoltare dei cantanti così padroni della tecnica e così approfonditi nel senso della interpretazione. Cioè, la poetessa è qui, peccato che non ci sia il dottor Marra, magistrato, ma vi assicuro che non è facile trovare dei cantanti, perché qui non si tratta di musica lirica dove il personaggio viene presentato a tutto tondo. Brani brevi, e nei brani dare proprio il significato profondo di quella che è la realtà poetica, al di là della musica che può piacere o non piacere, ma intanto è apprezzabile lo sforzo che fanno i giovani e questi artisti nel trasmettere delle emozioni che partono dalla poesia e che poi si sostanziano, si accompagnano alla musica. Grazie anche di aver sopportato queste mie chiacchiere. Adesso diamo il tenore, vedo che cosa ci ha preparato. La mattinata di Leon Cavallo. E dico niente, un cavallo di... Con le rose.
va di ascoltare un altro. Certo. Sotto al tutto. Dici cose che fa. Che farò senza Euridice. Che farò senza Euridice. Dall'Orfeo Euridice di un compositore tedesco, di Gluck. E quanto dire. Allora, ascolta. Un tesoro, veramente un tesoro.
che fa onore alla nostra città e anche alla nostra. Studiato a Napoli, che è anche di Dior, quindi, e Romeo.
che chiede perdono al signor Capoletti per avergli ucciso il figlio. È una scena drammatica perché lui dice, non si presenta come Romeo, si presenta come un messaggero di Romeo. Dice, se Romeo ti ha ucciso il figlio, dice, è stata un'occasione di una battaglia, cioè di una guerra, di un confronto armato nel quale lui non sapeva chi aveva contro e doveva difendersi perché, giustamente, quindi la fatalità vuole che ti uccidesse il figlio. E perdonalo, cioè. È Romeo che chiede perdono. Sapete che il personaggio di Romeo nei Capuleti è interpretato dal mezzo soprano, da una voce femminile, perché è un giovane, un ragazzo, sono ragazzi tutti e due. E quindi travestito dice, guarda, perdonami, perché perdona il mio Signore, perché se lo perdoni avrai in lui un altro figlio. È una pagina veramente commovente, non è esaltante dal punto di vista proprio delle acrobazie vocali, ma è difficile per la vocalità belliniana, che come sapete insomma è particolarissima ed esige una tecnica delle note filate, del fraseggio. Comunque, peccato che non si possa apprezzare perché c'è un'acustica infelice. Cioè, se fosse più selettiva, avremmo il piacere di ascoltare delle voci straordinarie che stanno facendo delle cose straordinarie. Quindi dovremmo dire onore ai loro docenti, onore ai loro insegnanti, perché lei adesso diventerà italiana con la laurea specialistica che conseguirà al Conservatorio di Bologna, dove studia con una insegnante che è molto molto ben quotata, la signora Sonia Corsi, che è la sua insegnante al Conservatorio di Bologna. Scusatemi, grazie. Allora, ascoltiamo questa pagina di Bellini, che è straordinariamente bella, difficile, complessa, anche se richiede una concentrazione nell'ascolto. Ooh.
Allora, ci fermiamo qui per stasera. Speriamo di ripetere il tipo di manifestazione. Con altri brani di altri poeti e soprattutto che riguardano la nostra. Grazie a voi. A posto. Okay.